poeta Francesco Petrarca, noto per il suo canzoniere, morì nel 1374 e venne sepolto in un sarcofago monumentale in quel di Padova. E fin qui tutto a posto. Quando però nel 2003 il sarcofago venne riaperto dagli scienziati per via di analisi archeologiche, questi si resero conto che c'era qualcosa che non andava. Nel senso, lo scheletro era il suo, era anche presente la botta di cui parla nelle memorie, ma il teschio, maledizione, il teschio non era il suo. Infatti, in seguito a delle analisi, scoprirono che quel teschio apparteneva ad una donna, vissuta ben 100 anni prima rispetto al grande poeta. Dove è finita la testa di Petrarca effettivamente? Chi l'ha rubata e soprattutto perché? Lasciate un mi piace e fatecelo sapere nei commenti.